Cari amici, buonasera. Questa è una puntata particolare. Abbiamo un ospite, Franco Fracassi, reporter, esperto di geopolitica e comunicazione. Lo abbiamo interpellato perché ha scritto un libro che parla di coronavirus e ci racconta tutta una serie di sfumature nel tempo, perché è un libro, diciamo così, a step, poi ne parleremo meglio con lui. E che si chiama Protocollo Contagio, come e perché avrebbero potuto proteggersi dalla pandemia e non l'hanno fatto. E, ospiti della serata, anche alcuni componenti che poi vi presento del Comitato Pro Ospedali Pubblici. Sigla. Fracassi è un reporter esperto di geopolitica e di comunicazione. Ha iniziato a svolgere la professione di giornalista nel 1988, lavorando per testate italiane e internazionali, quotidiani, settimanali, mensili, agenzie di stampa, radio, TV e internet. Per 16 anni è stato inviato di guerra, Bosnia, Kosovo, Angola, Iraq, Afghanistan. Ha svolto inchieste su corruzione, mafia, terrorismo e servizi segreti. E ha coperto i principali eventi mondiali, la caduta del muro di Berlino, il colpo di Stato in Russia, le Olimpiadi e i vertici internazionali, tra cui il G8 di Genova. Molte delle inchieste che ha realizzato si sono trasformate in libri o in film, alcuni dei quali hanno avuto ottimo successo di pubblico e di critica, vincendo premi in tutto il mondo. Come regista ha diretto 15 documentari d'inchiesta, di cui è stato anche autore e produttore, tutti distribuiti in Italia e all'estero. Io tutte queste cose le ho raccontate. Ci sono troppe cose oscure che si nascondono dietro questa pandemia da Covid-19. Veramente è stato uno tsunami che ha colto di sorpresa tutti quanti? Veramente nessun governo sapeva nulla, nessuno sapeva. Sapere dell'arrivo di questa epidemia? È giusto che tutti noi sappiamo perché sono morte tutte queste persone e quello che si poteva fare e non è stato fatto, non fosse altro per poter evitare una cosa del genere in futuro. Un libro che credo riuscirà a dare risposta a molti di questi quesiti. Il primo capitolo l'ho già scritto e ho deciso di condividerlo con tutti quanti voi. Buonasera, Franco Fracassi, reporter esperto di geopolitica e comunicazione e ospite autore del libro Protocollo Contagio, come e perché avrebbero potuto proteggerci dalla pandemia e non l'hanno fatto. Argomento davvero interessante. Buonasera, Franco. Buonasera a tutti quanti. Ok, ospiti della puntata, un po' di componenti del nostro comitato Pro Ospedali Pubblici, Carlo Ruggeri, presidente del comitato. Carlo, buonasera. Buonasera a tutti. Poi abbiamo Beatrice Marinelli, relatrice tecnica dello stesso comitato. Ciao Beatrice. Buonasera. Il dottor Franco Iantosca, presidente del comitato di IESI. Franco, buonasera anche a lei. Buonasera. Bene, e allora ecco, io inizierei appunto subito con Franco Fracassi, adesso diremo i cognomi perché già abbiamo due Franchi tutti insieme. E, ecco, Franco, ci parli un attimino di questo libro, poi naturalmente non ci dimenticheremo in coda alla trasmissione, non per importanza ma semplicemente perché abbiamo un filmato piuttosto lungo, un tuo tratto da un tuo video, dove parleremo di un eroe marchigiano. Quindi faremo un omaggio al dottor Carlo Urbani. E quindi un marchigiano che è morto sacrificandosi per la SARS, quindi i suoi studi sono serviti anche oggi, servono per il coronavirus. Ecco, ti chiederei, Franco, se ci illustri un attimo il libro, questo progetto che mi sembra di capire che è un progetto a step, insomma, ci stai lavorando un po' alla volta. Ecco, dici, spiegaci un po' meglio. Allora, il libro è in via di realizzazione, nel senso che l'inchiesta l'ho già fatta. Quello che non è ancora concluso è proprio la scrittura materiale del libro, ci vuole
comunque un minimo di tempo per farlo, alcuni capitoli sono stati già scritti. Di cosa parla il libro? Il libro sostanzialmente vuole rispondere a una domanda che io mi sono posto in questi due mesi e mezzo di lockdown, ovvero ci hanno sempre ripetuto una cosa tipo mantra: è stato uno tsunami, ci ha preso alla sprovvista, non potevamo fare altrimenti. Allora, dato lo stato della nostra sanità e lo stato della nostra organizzazione, a fine febbraio non dico non si potesse fare altrimenti, perché si potevano fare molte cose, però diciamo che il governo nazionale, i governi regionali, chi più chi meno, alcuni molto meno, e anche gli altri stati, gli altri governi hanno fatto più o meno, hanno cercato di mettere una pezza all'arrivo di questo tsunami. La domanda che mi sono posto: ma è veramente stata una cosa così improvvisa? Possibile che nessuno ne sapesse nulla in anticipo? Non vengono studiate queste cose dalle grandi università, dai grandi istituti di ricerca? I governi non si preparano ad eventuali pandemie, cioè ci prepariamo a un attacco nucleare e non ci prepariamo a un'epidemia che, come ci dicono tutti gli esperti, sarà sempre più probabile, sempre più invasiva nelle nostre vite, perché ne arriveranno probabilmente molte altre negli anni a venire. E allora ho fatto la mia inchiesta, ho scoperto attraverso peraltro documenti ufficiali, quindi non ho fatto nessuna supposizione, nessuna dietrologia strana, nessun collegamento di tipo silogistico, insomma, tutti i documenti ufficiali o testimonianze. In base a questo emerge che negli ultimi 5 anni, diciamo da 5 anni a questa parte, era scattato l'allarme, cioè sta per arrivare un coronavirus molto più potente di quelli che ci sono stati in precedenza, per esempio la SARS e la MERS. Mano a mano che ci si è avvicinati alla data di oggi, cioè la data di esplosione di questa epidemia, gli studi sono stati sempre più precisi, sia nell'individuare che tipo di malattia sarebbe arrivato. Ovviamente il Covid così com'è non si conosceva, però si poteva quantomeno circoscrivere il tipo di coronavirus che sarebbe arrivato, quantomeno un coronavirus, e si sono cominciate a fare delle valutazioni concrete su quello che sarebbe potuto accadere nel caso di arrivo di una pandemia. Addirittura tutte queste cose fatte da centri di ricerca importantissimi nel mondo, tra i più importanti al mondo, molti dei quali finanziati dai governi, quindi dai governi e dalle organizzazioni internazionali, quindi presumibilmente tutti quanti questi soggetti venivano informati di questa cosa. L'ultimo di questi studi clamoroso è stato messo su dall'amministrazione Trump, ufficialmente dall'amministrazione Trump, ha finanziato una simulazione di quello studio, perché lo studio già ce l'avevano, quindi già sapevano che arrivava il coronavirus. Allora, cosa hanno pensato? Facciamo una simulazione di un coronavirus che effettivamente arriva a livello pandemico e vediamo che cosa succede. Così prendiamo le nostre contromisure. Questa simulazione è durata 9 mesi, da gennaio ad agosto dell'anno scorso. Ha coinvolto tutti i ministeri degli Stati Uniti, compreso il Pentagono, compreso il Ministero degli Esteri, tutti i servizi segreti, ha coinvolto le principali società finanziarie che ci sono, ha coinvolto 15 stati, cioè i governi di 15 stati degli Stati Uniti, e oltre ovviamente al CDC di Atlanta, che è il più importante istituto di ricerca su virus che esista al mondo, e hanno simulato che cosa sarebbe accaduto con l'arrivo di un coronavirus non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo. Dopodiché hanno scritto un rapporto. È un rapporto che affrontava la questione sia dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, da tutti i punti di vista, anche di geostrategico e così via. Si parla ovviamente anche dell'Italia, cioè c'è una parte di questo rapporto che riguarda l'Italia, perché ragazzi, ha simulato tutti i paesi. Mi scusi, quindi questo rapporto è stato condiviso e conosciuto in tutto il mondo? O è un rapporto che è rimasto stato, poi? No, è stato consegnato a Trump. Ok. Ecco,
Allora, questo, in questo rapporto, per esempio, dell'Italia c'è scritto che l'Italia era totalmente impreparata, che la politica non sarebbe stata in grado di fronteggiare perché le regioni avrebbero prevalso sullo Stato. Cioè, ha raccontato, se uno legge il rapporto, è molto lungo il rapporto, sembra di leggere la cronaca che abbiamo letto sui giornali in questi due mesi. Cioè, era di una precisione unica. Non so se avete mai visto un film di tanti anni fa che era il giornale del giorno dopo, che c'era un tizio che aveva in mano, prendeva in mano il giornale del giorno dopo e quindi poi vinceva le corse, scommetteva, c'era un sacco di cose, questo aveva il giornale del giorno dopo. Ecco, questo rapporto sembra il giornale del giorno dopo, aveva previsto tutto, non l'arrivo del coronavirus, tutte le conseguenze, paese per paese, quelli efficienti e quelli inefficienti, eccetera, compresi i morti e tutto il resto. Allora, questo rapporto è stato consegnato a Trump. Trump l'ha letto, dopodiché ha licenziato tutti i personaggi che avevano organizzato questa simulazione. Non poteva licenziare i ministri e i governatori, ma ha licenziato, diciamo, quelli che hanno gestito la simulazione. E ha messo questo rapporto in un cassetto, salvo poi facendolo vedere, farlo vedere a un suo amico, che è il proprietario e fondatore di una delle più grandi fondi di investimento che ci sono al mondo, che si chiama Bridgewater. E questo suo amico ha scommesso a novembre, quindi stiamo parlando prima ancora che si sapesse qualsiasi cosa dell'arrivo del Covid, ha scommesso a novembre $1.5 miliardi, cioè una cifra colossale, $1.5 miliardi. Tu che cosa? Sul crollo delle borse di tutto il mondo nel mese di marzo. Allora, una persona normale non gli viene in mente di scommettere, non si tratta di investimenti, la scommessa, scommettere $1.5 miliardi del crollo delle borse di tutto il mondo 5 mesi dopo, così, senza nessun motivo. Le borse effettivamente sono crollate tutte quante a marzo. Perché l'ha fatto? Perché nel rapporto c'era scritto che a marzo sarebbero crollate le borse. Lui ha semplicemente letto il rapporto, è stata l'unica persona al mondo che ha fatto tesoro di quel rapporto. E lo sapete quanto ha incassato? 100 miliardi. Quella scommessa gli è valso un incasso di 100 miliardi. Allora, non è, ovviamente, non è colpa sua che è arrivato il Covid, è colpa di tutti quanti gli altri che l'hanno ignorato. E questo è solo per citare una delle tante cose. Cioè, è stato una sorta di, per fare una metafora, è come se avessero come se qualcuno avesse avvisato dell'arrivo di uno tsunami. Noi stiamo viviamo in una città di mare, ci dicono arriva uno tsunami, distruggerà tutto, e noi invece di organizzarci, quindi costruire delle barriere, fare qualsiasi cosa, non so, quello che serve per proteggerci da uno tsunami o al limite scapparcene, cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi sulla spiaggia con le nostre belle sedie sdraio a fissare il mare finché lo tsunami non ci ha preso in pieno. Questo è più o meno quello che è successo. E mano a mano che ci siamo avvicinati alla data, tutti i paesi hanno continuato, i paesi, le organizzazioni internazionali, le regioni erano avvisate dal tempo e gli era stato dato un elenco preciso come si dovevano attrezzare per far fronte al Covid. Nessuna regione lo ha fatto. Potrei continuare, cioè la è cosa stato una sequela, diciamo, l'umanità, o quantomeno chi ha il potere su questo pianeta, si è trasformato in uno struzzo. La cosa pazzesca, che ho sentito proprio ieri sera, quindi notizia freschissima, che in Italia girava praticamente il famoso piano pandemia, no? Non so se l'ha visto anche lei in televisione questa notizia o se l'ha saputa, che era un copia e incolla vecchissimo, cioè praticamente se uno va a vedere, no, nelle fonti ufficiali qual era il piano pandemia dell'Italia, era una roba vecchissima, dove, ripeto, le fonti sono tantissime, non solo la sua, anche altri giornalisti, no, hanno raccontato che in realtà si conosceva benissimo e comunque si poteva intervenire. A gennaio, diciamo, non certo arrivare con l'ultimo treno, no? Adesso siamo ancora ai tamponi, siamo ancora, no? Alle famose TTT, cioè il problema. Per dirne una, l'Italia è stata avvisata, come tutti i paesi del mondo, ufficialmente il 4 gennaio. La Germania, l'unico paese al mondo che si è attrezzato è stata la Germania. La Germania che ha fatto? Il 4 gennaio si è organizzata per dire ci dobbiamo proteggere dal coronavirus. Ma ci sono viste le
tutti i risultati che ha avuto la Germania, diverse da qualsiasi altro paese del mondo. Diverse da qualsiasi altro paese del mondo. Giusto la Corea del Sud, ma la Corea del Sud si è organizzata per conto proprio, al di là degli avvisi e non avvisi. La Cina ha ignorato, sapendo esattamente quello che stava per accadere, anzi quello che stava già succedendo. E io ho trovato che in Cina è stata messa su una commissione ufficiale per studiare il Covid a inizio dicembre. Cioè, la Cina ufficialmente ha saputo del Covid il 30 dicembre, perché hanno messo in mezzo un povero medico, e insomma gli hanno fatto passare veramente di tutti i colori, gli hanno fatto passare a questo medico perché aveva avvisato. Che tra l'altro, ecco, che tra l'altro lei ne parla nel suo libro, non ne parliamo oggi, però se uno va a vedere, poi noi metteremo comunque il filmato, ecco, mi faccia dire un attimo questa cosa, perché lei allora, ha avuto, ecco, sì, ci dica appunto questa cosa qui, legato anche a questa prima puntata. Il 30 dicembre, diciamo, risulta, almeno ufficialmente, perché non possono negare nemmeno quella, che la Cina è venuta a sapere dell'esistenza del coronavirus. Ma se i primi di dicembre la Cina aveva già messo su una commissione per lo studio delle persone malate di coronavirus che già c'erano in Cina, già c'erano a Wuhan, e avevano già messo su, cioè erano già un punto avanzato lo studio, tant'è vero che il medico che l'ha saputo non ha fatto altro che essere, in realtà, questo Li Wenliang è stato avvisato da una sua collega, che era responsabile pneumologa di quell'ospedale, che è venuta in possesso del rapporto di questa commissione. Quindi non solo la commissione lavorava, ma aveva già stilato un rapporto, quindi stava già a buon punto. E lo si faceva dai primi di dicembre. Questo la Cina. Gli Stati Uniti abbiamo già detto. Allora, di che cosa stiamo parlando? Di quale tsunami improvviso stiamo parlando? E l'unico modo per impedire che ne arrivi un altro, perché potrebbe ritornare il coronavirus, come ci hanno detto tutti gli scienziati, ma potrebbe anche arrivare un altro virus ancora a colpirci, come sempre ci dicono gli scienziati, e imparare almeno da queste cose qui, cioè renderci conto che bisogna attrezzarsi, come uno si attrezza per i terremoti, si attrezza per gli attacchi nucleari o qualsiasi altra cosa, bisogna attrezzarsi anche per i virus, molto semplicemente. E ci sono tante responsabilità, tantissime responsabilità, gente che ha le mani sporche di sangue, anche se indirettamente, magari fa finta di niente, però lo è. Assolutamente sì, soprattutto le dirigenze, perché si parla dell'RSA, no? Lì è comodo, sono privati, cioè è facile, no, scaricare, ma non parliamo anche dell'aspetto ospedaliero, cioè ci sono state, no, praticamente le denunce e su denunce, morti di medici, di infermieri, di personale sanitario, cioè, li hanno fatti lavorare senza mascherine, ma sono cose che ormai non le abbiamo sentito tantissime volte. Per cui cioè, speriamo davvero che questa situazione almeno serva a qualcosa. Come minimo bisognerebbe davvero, io lo dico chiaramente, bisognerebbe licenziare proprio tutte le persone che hanno responsabilità in questo mondo, perché non è possibile, cioè, si parla, ripeto, dell'RSA, ma si fa fatica a parlare dei pronti soccorso, no? Quello che è successo in tutti i pronti soccorsi italiani, non avere delle mascherine nei pronti soccorsi è una roba pazzesca, incredibile, cioè, questa è una cosa inumana. Va bene, io adesso farei uno sguardo adesso con i nostri ospiti, vediamo se qualcuno, magari adesso farei parlare un attimino il presidente per fare dei saluti. Carlo, magari, ecco, diamo anche qualcosa di locale, diciamo, ecco. Questa relazione di Franco Fracassi, sono un po' scioccato, mi dovrei riprendere un pochettino. Possiamo dire cosa abbiamo vissuto noi nelle Marche, in due parole, in pratica nelle Marche. Noi il 4 di febbraio eravamo sotto la sede della Regione Marche con più di 400 persone a protestare contro questo scellerato piano sanitario che vogliono imporci nelle Marche. E non sapevamo, eravamo 400, non sapevamo che il 31 gennaio forse ignoranza nostra, il 31 gennaio il governo italiano aveva già fatto un decreto legge, no? Che aveva proclamato lo stato di emergenza, no? Per 6 mesi, no? A seguito di questo coronavirus,
In pratica la nazione italiana era completamente all'oscuro, insomma, nessuno ha avvisato, non credo neanche nelle altre regioni, cioè i governatori regionali erano già stati avvisati, no, Franco, da una, te lo dico, non so se lo sai, da una circolare del governo del 22 di gennaio, che diceva che in Cina, no, cominciava un po' questa situazione, insomma, no? E il 31 di gennaio il governo ha fatto questo decreto per proclamare lo stato di emergenza, no? Ignorato da tutti, naturalmente, no? Quindi noi il 4 di febbraio eravamo lì, 400, tutti attaccati, no? A fare la dimostrazione, ignari di questa situazione. E il racconto di Franco chiaramente è scioccante, perché noi non siamo altro che cittadini che non facciamo altro che subire le incapacità dei nostri governanti, a cominciare da quelli locali e per poi proseguire con quelli nazionali, insomma, no? Cioè queste cose, un politico che sia locale o che sia nazionale dovrebbe immediatamente intuirle, specialmente quando si tratta di salute, insomma, dovrebbe già muovere un certo sistema, insomma, no? Invece il silenzio qui nelle Marche, in pratica la situazione si è mossa quando è esploso nella provincia di Pesaro a seguito di un torneo di basket, no? Dove si sono infettati tutti, sono venuti giù gente da Milano, gente da Varese, gente nelle zone più colpite d'Italia, sono venuti giù a assistere a questo torneo e chiaramente si è propagata l'infezione, difatti la provincia di Pesaro è stata la più infetta. Ma quello è stato il momento in cui, la regione Marche si è accorta che c'era questo problema. Ma qui io si parla del 25 di marzo circa, no? Quindi noi abbiamo subito questa situazione un mese dopo che era stato dato il primo allarme, molto leggero, molto delicato, no? Proprio da menefreghisti, e quando... E dopo che, come diceva Franco, mesi che a livello mondiale stava girando questa situazione, insomma, no? Quindi siamo dei poveri cittadini che inermi aspettiamo le incapacità dei nostri governanti. Succede in questo caso come succede in tutto ciò che sta riguardando la salute e che stiamo subendo nella regione Marche. Io mi voglio fermare qui per non prendere altro tempo. Mi sembra che e sia molto interessante, appena uscirà il libro di Franco sicuramente sarò uno dei primi che lo leggerà. Grazie, però vorrei aggiungere l'informativa, quella del 22 gennaio non era molto vaga, era molto precisa e chiedeva esplicitamente alle regioni di rifornirsi, c'era proprio una lista di cose di cui le regioni devono rifornirsi, tra cui le mascherine, tutti quanti le protezioni. Che questo è il problema odierno, cioè... diciamo, cosa ignorata totalmente, compresa la regione Marche, cioè tutte le regioni hanno ignorato questo, per poi dire improvvisamente a marzo, ma noi non abbiamo le mascherine, che dobbiamo fare? Questo è più o meno, cioè loro hanno avuto il tempo per poterlo fare. Ecco, vedi, il problema italiana si è potuto organizzare, non l'hanno fatto per scelta, questo ovviamente, mica per... Fracassi, il problema sa qual è? Che lei questo libro continuerà a scriverlo, perché adesso ci dicono, no? Ci hanno parlato di questa famosa applicazione, distanziamento, eccetera, e poi non abbiamo, ripeto, i tamponi, non si fanno i test, non ci si sta neanche organizzando, abbiamo già aperto, e speriamo soltanto che il sole ci dia una piccola tregua, se così può essere, o che ci vada così di fortuna, no? Che delle volte sembra che questi virus scemano. E io tirerei un attimo dentro proprio il nostro Jan Tosca, che è un dottore. Cioè, secondo lui, appunto, come si può affrontare questa situazione, no? In piena apertura, senza avere i test? Cioè, che senso ha? Siamo a rischio completamente, secondo lei? Beh, secondo me, buonasera, sono anch'io colpito dal mio omonimo nel nome, nella diffusione del coronavirus. Io posso dire che questo era un virus che già si conosceva, perché di fatti si chiama SARS-CoV-2, e i grandi scienziati mondiali avrebbero dovuto già pensare che
questo poteva evolvere. Poi va bene, hanno voluto fare un esperimento, hanno chiuso e via. Però già nella nostra Italia, nel mese di settembre-ottobre, c'erano molte polmoniti diagnosticate e i medici di base avevano detto: ma lo sapete che quest'anno ci sono molte polmoniti? Nessuno se n'è fregato, hanno solo pensato i grandi virologi, immunologi, i grandi studiosi, l'Istituto Superiore della Sanità, a fare solo discussioni: io sono più bravo di te, no, l'ho scoperto io, no, sei stato te. E era forse più semplice dire: non abbiamo capito niente, stiamo osservando. Forse era anche più giusto dire una cosa di questo genere. Io ho avuto un amico che nel mese di dicembre ha avuto una polmonite, è stato intubato, è stato ricoverato ovviamente in rianimazione e intubato. Io col senno del poi, io sono in pensione, sono un chirurgo, quindi sono andato in ospedale e dal radiologo ho detto: per favore, vogliamo prendere l'attacco fatto a questo signore? Lui gentilmente è andato, ha detto: guarda, questa è una polmonite bilaterale, però sparata, cioè ci sono dei microtrombi. Già allora ha detto: ma allora nessuno ne ha parlato? Sono stati tutti zitti? Tutti zitti. Si navigava nel buio, più ci dicevano solo di mettere la mascherina, va bene, di lavarci le mani e di stare a distanza, basta, non dicevano altro. Non dimentichiamoci ognuno quella della mascherina, poi, che era cioè io sono stato uno di quelli che mi hanno attaccato tantissimo, perché ho messo i link, stiamo parlando di febbraio, ho messo i link per andare a acquistarsi la mascherina che ancora si trovava, e mi hanno dato del dannato, la mascherina non serve a niente. Non dimentichiamoci di questo particolare gravissimo, gravissimo. Beh, anch'io, io ho fatto il chirurgo per 40 anni, ma io all'inizio pensavo forse è un'influenza un po' più aggressiva, sempre dovuta al coronavirus, però dopo piano piano mi sono dovuto io informare, leggere e fare, e poi mi sono convinto che nessuno sapeva niente. Sono stati veramente, secondo me, è stata fatta un'azione delinquenziale nei confronti della gente, di noi, a tenerci all'oscuro. Era più bello dire: guardate, siamo incapaci in questo momento di dare delle soluzioni. Poi la cosa ha preso campo, hanno fatto di tutto e di più, non si trovavano le mascherine, in ospedale non sapevano come fare, gli operatori sanitari a mani nude. Ragazzi, questi sono atti gravi verso la popolazione. Io non lo so, ma si rendono conto, si sono resi conto? A speculare poi sulle mascherine. Io volevo ritornare anche a lavorare in ospedale, mi hanno detto che ero vecchio, che non potevo ritornare perché sono in pensione. A 71 anni ho detto: no, non è possibile, lei non può venire in ospedale. Però dopo hanno pensato di prendere i nuovi laureati, gli specializzandi, gente, mandarli a macello, non solamente loro, ma anche i pazienti. Se questo è un modo di gestire la sanità, io poi avrei tante altre cose da dire, non voglio togliere il tempo prezioso agli altri, e soprattutto a lei, Franco, che forse ci può dire di più. Io
sono veramente frastornato. Stiamo combattendo anche con gli hanno speso dei soldi. Se lei pensa che a Civitanova Marche hanno fatto un Covid per 84 posti letto, che è costato con i soldi dei Cavalieri di Malta 9 milioni, avrebbero potuto usare un ospedale che hanno chiuso, per esempio quello di Amendola, quello di Amandola, quelli di Pergola, e assumere gente e farli funzionare. Adesso questo ospedale di Civitanova Marche rimarrà una cattedrale nel deserto, non si sa. Oggi ho sentito per televisione che addirittura si può smontare e rimontarla un'altra parte. Questa è fantascienza, fantamedicina, io non lo so più. Grazie. Bene. Allora, dopo, Fracassi, dirò altre cose. Ok, Fracassi e poi Marinelli. Sì, no, volevo solo aggiungere che appunto le informazioni che c'erano avrebbero permesso non solo di poterci organizzare, ma anche di individuare il coronavirus fin da ottobre, perché fin da ottobre, considerate una cosa, a Wuhan i primi casi sono stati fatti risalire a ottobre, e da Wuhan a Roma, per esempio, c'è un volo diretto che trasporta circa 5.000 persone al mese. Quindi immaginate quante persone sono arrivate già a Wuhan solamente a ottobre oppure a novembre e così via. Quindi in Italia il virus è arrivato molto presto, come è arrivato ovunque. A un certo punto era quasi inutile, cioè quando sono stati chiusi i voli dalla Cina, ma la frittata oramai era fatta, quindi non serviva più in tutto il mondo. E credo che in questo ci sia una sottovalutazione sia della nostra politica, ma io ci metto anche l'informazione, perché assolutamente sì, l'informazione è stata anche peggio della politica, se guardiamo, cioè... è concentrata su poche cose, secondo me del tutto secondarie, mentre non trascura completamente la scienza. E ci aggiungo anche un minimo di malizia in questa cosa, perché la scienza viene trascurata, perché uno dei motivi per cui il virus, anzi il motivo per cui il virus è arrivato, cioè è apparso questo coronavirus, è perché noi, come genere umano, abbiamo un modo di vivere, di consumare, di gestire la nostra vita, che porta poi di conseguenza alcune aziende, alcune multinazionali, a devastare, letteralmente devastare, ghiacciai e foreste da cui arrivano i virus, in questo caso è arrivato da una foresta. E c'è un'organizzazione internazionale, anzi, che un cartello di organizzazioni internazionali, di associazioni, organizzazioni non governative e così via, ambientaliste, che ogni anno stilano un rapporto delle 500 aziende che contribuiscono direttamente o indirettamente alla deforestazione nel mondo. Questo elenco, proprio da quella più colpevole a andare giù, insomma, c'è di tutto, ovviamente. Ci sono anche 5 aziende italiane, che fanno parte di questa cosa. Allora, io se fossi il governo, non lo sono purtroppo, ma insomma, se fossi il governo, direi: benissimo, adesso arrivano i fondi pubblici a fondo perduto, i prestiti, eccetera, eccetera. Chi sta in questa lista qui non riceverà un soldo. E così perché bisogna dare un segnale in qualche modo, perché noi stiamo distruggendo degli ecosistemi che fanno sì che i virus arrivino a noi, e non solo li facciamo arrivare, ma poi quando arrivano non ci proteggiamo da essi. Questo è il meccanismo perverso che abbiamo creato. Allora, se questo meccanismo perverso è una cosa del tutto così inconsapevole, cosa possibilissima, cioè dovuta all'ignoranza, all'incapacità, eccetera, eccetera, è una questione. Ma se invece non è inconsapevole, se c'è del dolo, o quantomeno
non del dolo per volerlo fare apposta, ma sapendo quello che si va a fare, dicendo vabbè, tanto se succede questa cosa noi ci guadagniamo, perché io sono problema. Sicuro che alla fine di tutta quanta questa baraonda ci sarà qualcuno che sarà avanti a noi. Chi, visto che le informazioni arrivano, perché le informazioni sono circolate, quindi c'è qualcuno che non le ha utilizzate. Vi ho citato prima l'esempio di uno dei più grandi fondi di investimento del mondo che queste informazioni le ha utilizzate e le ha capitalizzate. Esatto. Immagino come questo fondo di investimento moltissimi altri soggetti privati o pubblici, non lo so, insomma, in giro per il mondo abbiano fatto tesoro di queste informazioni. Allora immaginate come se in questo momento stessimo in mezzo a una tempesta di sabbia in cui nessuno vede nulla, stavamo facendo una corsa in cui c'era quello che stava 10 metri avanti, quello 10 metri dietro e così via, però più o meno tutti quanti, ciascuno poteva tentare di raggiungere l'altro, comunque stavamo più o meno in gruppo. A un certo punto, può essere tra 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, non so esattamente quando, questa tempesta cesserà. La sabbia sparirà, riprenderemo ad avere visibilità e la nostra corsa che stiamo facendo scopriremo che c'è qualcuno che sta non 10 metri avanti, ma sta 1 chilometro avanti. Improvvisamente, questo come c'è finito laggiù? Sono semplicemente quelli che hanno capitalizzato le informazioni. E questi soggetti, nessuno mi toglie la testa, poi non voglio accusarli preventivamente, ma insomma, se loro stanno 1 chilometro avanti, oltre a far tesoro di queste informazioni, che comunque non circolavano pubblicamente, ma erano comunque all'interno di una cerchia ristretta, molto ampia per carità, ma rispetto ai 7 miliardi e mezzo di abitanti ristretta, questi soggetti possono in qualche modo non solo aver beneficiato di quelle informazioni, ma anche, diciamo, dato una spintarella o fatto sì che non si ponessero certe barriere, perché alla fine sapevano che sarebbero andati a guadagnarci da tutto quanto ciò. Ecco, nel libro si racconta tutto quanto questo. Scusate se ritorno al libro, ma una cosa personalmente a cui ci tengo, visto che lo sto scrivendo. Nel libro si raccontano tutte quante queste cose, fino ai giorni nostri, insomma, cioè si arriva, è una storia. Ho cercato di creare il più possibile una sorta di romanzo del coronavirus, è una storia attraverso personaggi, eccetera, eccetera, che arriva fino ai giorni nostri. Io, come esempio di quello che non sarebbe dovuto accadere, ma che è accaduto, diciamo, nel mondo negli ultimi 2 mesi, ho preso la Valseriana, che mi è parso diciamo, l'esempio più clamoroso al mondo di quello che non sarebbe dovuto accadere, ma che è invece accaduto. E racconta, appunto, si parte dal 2002 e si arriva fino a oggi, e dal 2002 si parte da, come è stato prima citato, da un medico italiano che è uno degli eroi di questa storia. Carlo Urbani è uno degli eroi di questa storia, perché grazie a lui non solo la SARS è stata contenuta, ma la maggior parte, se non tutti, i protocolli che ci hanno permesso di fronteggiare il Covid sono quelli che aveva pensato Urbani. Quindi 18 anni fa Urbani aveva stilato una serie di protocolli per l'individuazione, per la lotta, anche per il contenimento all'interno degli ospedali, all'interno degli uffici e dei luoghi pubblici, la diffusione della SARS. Gli stessi protocolli sono quelli usati tuttora oggi in tutto il mondo. Quindi il sacrificio di questo medico, che ha una storia straordinaria, secondo me andrebbe, poi ci andiamo a vedere, insignito della più alta onorificenza della Repubblica Italiana, anche postuma, ma andrebbe fatto. E, diciamo, il grande sforzo che ha fatto quel medico va premiato in qualche modo, va raccontato. Ecco, io il primo capitolo lo dedico in buona parte a lui, perché è una storia che va raccontata, anche se non riguarda l'inchiesta, ovviamente, riguarda una cosa più indietro nel tempo, insomma. Ho pensato fosse giusto rendergli omaggio in qualche modo. Ecco, io mi sono sentito come dicono i paesi africani, il terzo mondo. Io li ho frequentati come volontariato, sono stato in Pakistan, in Iraq con la guerra, in Etiopia. Io sono tornato in Etiopia in questo periodo,
nel senso, in Italia stavo, ma mi sembrava di stare in Etiopia, con tutto il rispetto dell'Etiopia. Anzi, io dovevo partire il 12 febbraio, ho fatto 13 vaccinazioni, quindi forse mi sono creato una schermatura. Poi vengo anche da una città come Napoli, dove dice che siamo colerosi e abbiamo degli anticorpi forse maggiori degli altri. Fino adesso non mi ha preso, però veramente mi sono sentito inerme, gente che non che stava lì per fare un certo lavoro e che non sapeva che cosa dire, ognuno si attaccava. Una confusione enorme, anche in Italia, vai in una regione in un modo, vai in un'altra in un modo, uno dice io non lo faccio, beh, è un casino, per me è un casino, perché così non si può andare avanti, bisogna avere in queste circostanze, perché questo è un periodo di guerra dove il nemico però non lo vedi, quindi è ancora più subdolo, quindi bisogna essere uniti, no? Ognuno dice una cosa, ognuno dice un'altra, non sa più che cosa fare. Grazie, scusi. Ok, Beatrice. Ma allora, io volevo, quello che mi ha colpito di più della storia di Carlo Urbani, che noi conosciamo essendo marchigiani, quindi già ne avevamo sentito parlare, anche se purtroppo su scala nazionale è una figura che non è stata, io credo, adeguatamente valorizzata e ricordata. Quello che mi colpisce alla luce dell'esperienza Covid-19, di più dell'esperienza di Carlo Urbani, è che lui abbia chiesto, non consentito, ma chiesto prima di morire, sapendo che aveva i giorni, le ore contate, ai suoi collaboratori medici di prelevare i suoi tessuti perché fossero analizzati e quindi aiutassero i medici nell'orientarsi e nel capire quale poi potesse essere la cura o comunque il percorso per arrivare alla cura di fronte a una malattia che loro non conoscevano. Questo perché mi colpisce oggi? Perché confligge enormemente con quanto abbiamo fatto ora. È di pochi giorni fa l'ultima circolare ministeriale del Ministero della Salute, mi pare datata 10-11 maggio, adesso non ricordo, ma sul portale, sul gruppo Facebook del nostro comitato, come sempre i nostri associati l'hanno condivisa, l'hanno pubblicata. Questa ultima circolare, quindi di pochi giorni fa, ribadisce ancora una volta, quindi non a febbraio-marzo quando non si sapeva nulla del virus, ma oggi, che è fatto divieto, comunque fortemente sconsigliata l'autopsia. Quasi contemporaneamente abbiamo saputo nei giorni scorsi dagli scienziati che hanno scoperto varie forme di questo virus, che si manifesta quindi attraverso varie tipologie. Ecco, questo mi fa riflettere, perché se quasi 20 anni fa, se 17 anni fa, un medico come Carlo Urbani aveva capito che c'era la necessità, davanti a una malattia nuova, davanti a un virus nuovo, di fermarsi, no? Andare a vedere, andare a studiare, non azzardare delle terapie o delle ipotesi non comprovate, che ci fosse la necessità di andare in contatto con i tessuti da parte dei medici con le dovute precauzioni per studiare e per capire, perché oggi si è insistito a cremare questi i corpi dei defunti anziché farli studiare. Noi sappiamo che la comunità medica è arrivata alle conclusioni a cui si è arrivati oggi perché qualche medico ha trasgredito alle regole un paio di mesi fa, a marzo, e ha fatto le autopsie quando l'Istituto Superiore della Sanità e il Ministero davano indicazioni differenti, completamente differenti. Questo ormai è noto. Quindi questo mi fa capire che si è imparato poco dalla lezione di Carlo Urbani, dalla lezione del passato. C'è poi da dire che questa epidemia sembra proprio che ci abbia colpito laddove noi eravamo più sofferenti, più carenti,
Noi con il comitato regionale da 2 anni ormai andiamo in giro per tutta la regione a spiegare il problema della sanità. Prego. Senti, per fare le autopsie vengono fatte solo per morti violente o perché il giudice o chi per lui chiede di fare l'autopsia? Qui avrebbero potuto, per una questione di un bene generale della popolazione, della sanità, chiedere le autopsie, perché era anche per una questione di studio, di capire il perché era successo tutto questo. Esattamente, dottore, proprio questo, cioè addirittura questi medici che per primi hanno voluto fare l'autopsia, come dice giustamente lei, senza che ce ne fossero i requisiti formali, sono stati, se posso usare questo termine, anche un po' mobbizzati, perché non avevano le giuste autorizzazioni. Esatto, anche perché dopo hanno messo in mezzo, per esempio nella terapia, l'eparina, perché a livello polmonare c'erano dei microtrombi, non erano polmoniti, erano dei microtrombi, e quindi si è pensato che con l'eparina, insieme ad altri farmaci che già si erano usati nella SARS, poi per altri farmaci ancora come il tacilizumab, che si usa nelle malattie, nella patologia reumatica, poteva essere utile. Quindi si è andati così alla Carluna, ecco, come senza sapere, senza studiare. Invece, se avessero fatto le autopsie, se noi avessimo studiato per bene con l'esame istologico, avremmo forse potuto dare un qualcosa in più per poter affrontare questo virus. Ecco, io mi sono fermata a considerazioni di buon senso perché non sono un medico. Mi fa piacere che il dottor Biantoschi, che invece è un medico di lunga carriera, abbia aggiornato le mie informazioni e le mie considerazioni di puro buon senso con delle nozioni tecniche che io chiaramente non ho. Questa è la prima cosa che a me è saltata agli occhi leggendo la biografia di Carlo Urbani e confrontando con la situazione attuale. Poi l'altra questione, ritornando al fatto che noi eravamo completamente impreparati, sembra proprio che questo virus abbia saputo colpire laddove noi avevamo i punti più deboli. Tutti parliamo da mesi delle terapie intensive, nessuno parla dei reparti di malattie infettive, che invece sono stati la cosa più sradicata nell'ambito del depauperamento pluridecennale della nostra sanità pubblica. I reparti maggiormente colpiti sono stati proprio le malattie infettive. Basti pensare alla regione Marche, che dopo la Lombardia purtroppo è quella che è stata più colpita delle regioni per numero di ricoveri e con anche alti numeri di decessi, purtroppo siamo stati una delle regioni più colpite, non paragonabile con la Lombardia, ma poco dietro purtroppo. Noi nelle Marche ad inizio epidemia avevamo una 50 di posti letto di malattie infettive. Perché parlo di malattie infettive e non strettamente di terapie intensive come si è fatto finora? Perché i posti letto di malattie infettive hanno dei requisiti molto particolari dal punto di vista dell'impedimento della diffusione dell'infezione all'interno delle stesse strutture ospedaliere. Queste camere a pressione negativa, circoscritte per spazi così limitati e con pochi posti letto, hanno creato non pochi problemi nel momento in cui si è stati costretti ad aumentare i posti letto per far fronte al boom di casi di contagio e quindi di ricovero. Nelle Marche i posti letto dedicati ai malati Covid, quindi terapie intensive, subintensive, ma infettive, sono addirittura quadruplicati nel punto di massimo picco. Ecco, quindi
appunto, sembra che questo virus abbia saputo colpire proprio laddove eravamo più vulnerabili. Eravamo vulnerabili, come diciamo sempre noi, perché arriviamo a valle di un processo di smembramento della sanità pubblica, di tagli, di chiusure ospedaliere. Il presidente Carlo Ruggeri giustamente lo ricorda sempre, nelle Marche negli ultimi 5 anni sono stati chiusi 13 ospedali. Aggiungo io, a conti fatti, l'abbiamo fatte con il comitato queste valutazioni proprio numeriche, specifiche, vuol dire che sono stati eliminati in 5 anni quasi 700 posti letto. Se arriviamo ad un confronto situazione 2010 e situazione attuale ante-Covid, noi nelle Marche avevamo 1300 posti letto in meno. Quindi in 10 anni, su una popolazione di 1,5 milioni di abitanti, è una cifra enorme percentualmente parlando. Perciò è chiaro, siamo stati colpiti duramente perché eravamo deboli, eravamo non sufficientemente preparati a livello di strutture, ma anche a livello di organico, chiaramente, perché nel taglio delle strutture intendiamo sempre anche il taglio di organico, quindi eravamo fortemente sotto organico sia per quello che riguarda i medici, sia per quello che riguarda l'ospedale, il personale paramedico, infermieristico, ospedaliero. E quindi ecco che abbiamo avuto la situazione che tutti noi abbiamo sotto gli occhi. Un'ultima considerazione riguardo alla questione delle tempistiche con cui sono arrivati gli allarmi. Volevo ricordare che il primo incontro di quello che poi sarebbe diventato il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero, e allora era semplicemente un pool di tecnici, di scienziati convocati appositamente dal Ministero, si è incontrato il 9 gennaio, da cui poi decisione di diramare questa circolare alle regioni il 22 gennaio e decretare lo stato di crisi in data 31 gennaio. Un'ulteriore riunione del Comitato Tecnico Scientifico si è avuta il 5 febbraio e io volevo ricordare che nel Comitato Tecnico Scientifico c'è anche il Presidente dell'Istituto della Sanità. Istituto della Sanità che è a servizio non solo del Ministero, ma anche delle Regioni, perché avendo le Regioni deloga sulla sanità, le Regioni hanno un filo diretto con l'Istituto Superiore della Sanità. Quindi quando noi con il comitato il 4 febbraio eravamo sotto la regione in circa 300-400 persone, non ci siamo contati, ma c'è stata una partecipazione da parte di tutte le zone della nostra regione a chiedere di fermare il piano sanitario triennale che stavano varando e che era un piano sanitario di ulteriori tagli. Noi eravamo lì il 4 febbraio, già la regione aveva tutti gli elementi per poter quantomeno fermarsi nel proseguire questo piano scellerato di depauperamento, di tagli, di accentramento di risorse e strutture. Quantomeno fermarsi alla luce degli allarmi che erano arrivati per questa emergenza imminente. Io sono perfettamente d'accordo, ha fatto un discorso giustissimo Beatrice. Il problema strutturalmente il problema è quello che ha illustrato Beatrice, e si poteva, era una delle tante cose che potevano essere fatte, quantomeno negli ultimi 2 mesi si poteva mettere, cercare di salvarsi all'ultimo momento, quantomeno trovare delle soluzioni improvvisate che però erano preventive rispetto a quello che poi è accaduto. Io non so se ho ancora un paio di minuti per poter... Sì, Franco, scusami, approfitto anche di una cosa velocissima. Sì. Nella scritta in sovraimpressione per un problema tecnico c'è la tua email per avere informazioni o ordinare il tuo libro. francofracassi1@gmail.com. Mi scuso, c'è un problema tecnico, naturalmente un'email inizia in minuscolo, non so perché, ho provato 4 volte, ma si vede che riconosce Franco. Che si trova anche su internet, assolutamente tutti i dati, sì, io me lo prenoto, ecco, e poi scusami ancora Franco un attimo.
E poi volevo anche approfittare, siccome Franco Fracassi fa più o meno un servizio a settimana, dei bellissimi servizi, tra l'altro pienamente in tema, e vorrei ricordare anche il tuo canale, Sarò Franco, giusto? Ti trovano così su YouTube. Giusto? Sarò Franco Fracassi, perché Sarò Franco ce n'è anche un altro. Ah, ok, Sarò Franco Fracassi. Ok, quindi l'email vi aiuta, Sarò Franco Fracassi. Io comunque ti ho trovato anche con Franco Fracassi, comunque. Per cui andate a vedervi davvero, perché ci sono dei fior di giornalisti, scrittori, reporter su internet, cioè l'informazione, se uno se la vuole cercare, ragazzi, la trova, basta soltanto internet. Poi oggi è comodissimo, cioè si può vedere anche in televisione, io per esempio me lo guardo in televisione senza grandi problemi. A te, scusami Franco. No, volevo solo lanciare un appello, se posso avere questa possibilità nei confronti del libro, visto che ci possono essere persone che sono interessate a diciamo prenotarlo, io e le altre persone, perché è in qualche modo un'opera collettiva, anche se poi lo scrivo io fisicamente, insomma, sono anche altre persone che hanno partecipato alla realizzazione, insomma, noi abbiamo pensato di lanciare una sorta di campagna che permette alle persone di non solo di acquistarlo in anticipo, ma di chi lo prenderà prima lo riceverà a casa con la copia firmata, con la dedica proprio, non solo la firma, ma proprio la dedica a chiunque, qualsiasi persona si voglia dedicare il libro. E in più c'è anche la possibilità di invece partecipare, cioè avere il proprio nome scritto nel libro, cioè essere tra le persone che hanno in qualche modo partecipato alla realizzazione di questo libro. Senza addentrarmi troppo nei meccanismi di questa cosa, se mi scrivete un'email appunto a francofracassi1@gmail.com, se mi scrivete un'email e mi dite che volete appunto o semplicemente ricevere a casa la copia con dedica del libro una volta uscito, oppure addirittura diciamo partecipare in maniera più completa avendo anche il nome nel libro alla fine, io poi vi spiego tutto il meccanismo su come si fa ad avere come si fa a entrare, diciamo, in questo progetto. Quindi francofracassi1@gmail.com, oppure andate sulla pagina di Sarò Franco Fracassi, il canale YouTube, là sopra c'è un video. Io ho voluto fare questo esperimento, un esperimento, non so quanti l'abbiano fatto, insomma, probabilmente molte persone, io non l'avevo mai visto, ovvero leggere in video il primo capitolo del libro, quindi non un audiolibro ma un videolibro. Ho letto questo primo capitolo e alla fine della lettura di questo capitolo spiego anche tutti quanti i meccanismi, quindi avete queste due possibilità. Spero che ci siano alcuni di voi, alcune delle persone in questo momento che stanno osservando e ascoltando, che si facciano vivi. Qualche anno fa di fondi per andare avanti. Qualche anno fa noi hanno incominciato a prendere piega gli audio racconti, no? E tu praticamente sei quasi l'inventore del video racconto, perché in effetti i tuoi libri sono dei veri e propri reporter, insomma, sono dei servizi. Sei particolare, ecco, non è che sei il classico scrittore che finisce lì, no? Cioè, tu sei un regista, tu fai dei film attuali e scritti, no? Per cui davvero sei una risorsa importante. Ok, io direi di fare un giro adesso, chi vuole dire qualcosa, poi andiamo verso la conclusione, anche perché poi dobbiamo fare vedere appunto questo bellissimo contributo su Urbani, e tra l'altro quando poi postiamo questo video metterò anche il link del tuo video intero, perché è bellissimo, cioè qui c'è il contributo di Carlo Urbani, ma siccome è abbastanza lungo, diciamo così, ho dovuto tagliare qualche pezzettino, e soprattutto non si parla del resto che c'è in questo bellissimo capitolo video, che poi non ho capito, e la domanda te la devo fare: ci saranno quindi, cioè, quali saranno le altre puntate del libro? Quindi saranno solo in testo o ci saranno anche appunto dei pezzettini video? Cioè, come pensi? Non lo sai ancora. Ok, il sicuramente il libro sarà scritto, ci sarà la versione ebook,
stiamo riflettendo sul fatto di fare la versione videobook. Non so se l'avevo letto da qualche parte, qualcuno ti diceva potresti fare il DVD, cioè sarebbe. In questo caso però appunto non da in questo caso qui il primo capitolo l'abbiamo messo diciamo open source per tutti quanti, mentre invece nel caso del videobook lo daremo a chi Eh partecipa beh, a questo meccanismo di cui certo. vi ho raccontato, insomma, chi vuole fare, finanzia in qualche modo l'inchiesta e così via, potrebbe, è una cosa su cui stiamo riflettendo anche ricevere a casa in qualche modo attraverso il computer, attraverso un DVD o qualsiasi altra cosa, eventualmente il libro in video. Io direi, ringrazio a tutti quanti. E ci salutiamo così e vi chiedo di spegnere poi la connessione perché l'audio è tutto su un unico canale, per cui se no si sentono e se nessuno deve aggiungere niente ci salutiamo in questo momento. Vedo Va che bene. ok. Arrivederci, grazie. Grazie, Va grazie bene. mille, grazie a tutti. Va bene, grazie a tutti voi. E allora Franco Fracassi 1 @gmail.com, questo è l'indirizzo per acquistare il libro o per avere informazioni. E invece per visitare il canale YouTube di Franco Fracassi dovete digitare, segnatevelo, sarò Franco Fracassi sul canale YouTube. E sappiate che lui fa dei bellissimi video, perché tra l'altro è un reporter molto affermato, ha fatto dei lavori importantissimi, quindi sono delle vere e proprie opere d'arte e tra l'altro assolutamente attuali, cioè lui segue molto l'attualità. Quindi è giusto adesso, in finale, ma non per meno importanza, solo per una questione tecnica, io adesso vi lascio al bellissimo servizio che appunto Franco Fracassi ha dedicato a un medico marchigiano, Urpani, Carlo Urpani. Grazie. Perché gli orologi sono circolari? Il tempo non è circolare. Orologi, ecco il problema. Ogni orologio è un nido di ore e di minuti. Gli orologi si modellano secondo la loro forma e invece di puntare alla stella più vicina, ruotiamo su noi stessi. Anche la nostra storia è circolare. Inizia e finisce con una morte, con la morte dell'eroe. E non esiste storia che si rispetti senza che ci sia un eroe. Meglio ancora se muore. Don Dino Garbini era un sacerdote semplice e quello che ti colpiva di lui era la sua empatia. Difficile non volergli bene. Carlo Urbani era uno studente del liceo scientifico Leonardo da Vinci e come tutti i suoi compagni di scuola, nel tempo libero andava a giocare nel cappetto della parrocchia di San Sebastiano. In effetti, all'inizio degli anni 70 non c'era molto da fare a Castelplaino, paesino di poco più di 3.000 anime in provincia di Ancona. Il mare era a 30 km e ci si poteva andare solo la domenica. Gli altri giorni c'era la chiesa e Don Dino Garbini. Il giovane Carlo era il suo discepolo più entusiasta. Racconterà poi: grazie all'amicizia di Don Dino, grazie alla sua guida, ho capito quanto fosse veramente importante impegnarsi nel sociale. Ricordo il Vangelo letto da Don Dino, la sua semplicità essenziale nello spiegare come il Signore si rivolge ai poveri. La fede di Don Dino mi ha accompagnato nel tempo e grazie al suo esempio che ho deciso di iscrivermi a medicina, aiutare chi soffre. Giorno dopo giorno è diventato il modo in cui la fede in Gesù Cristo ha trovato carne nella mia vita. Ho capito sempre più che i malati non hanno bisogno solo di cure, ma che il medico prescriva anche se stesso una medicina per l'anima insieme a quelle per il corpo. Il dottor Urbani divenne un infettivologo e in seguito esperto di malattie tropicali, prima la Mauritania nelle parti del Sahara, poi negli altri paesi dell'Africa occidentale, diventando consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Parlava bene sia l'inglese che il francese, ha raccontato la moglie. Così lo descrisse la mamma, Maria Concetta. Carlo era umile, schivo, non amava che si parlasse di lui, ma era una voce che si levava per difendere i diritti dei più poveri.
Caldo era stato un uomo di pace, un granello portatore di pace e di un amore per l'umanità, testimone della pace che si trasmette agli altri. Quindi Vietnam, Cambogia e poi Filippine. Nel 1999 venne eletto presidente nazionale di Medici Senza Frontiere e di conseguenza membro del Comitato Internazionale dell'Organizzazione Non Governativa. Fu lui a ritirare il premio Nobel per la pace assegnato proprio quell'anno a MSF. La fama però non ne aveva cambiato il pensiero, il suo essere. Il dottor Urbani, premio Nobel, presidente, eccetera, era tipo da continuare a fare dichiarazioni del genere. Il 90% del denaro investito in ricerca sui farmaci è per malattie che colpiscono il 10% della popolazione mondiale. Un paradosso su tutti. Ogni anno le aziende farmaceutiche dedicano gran parte dei fondi a patologie come obesità e impotenza, mentre malaria e tubercolosi, che da sole uccidono 5 milioni di persone l'anno, nei paesi in via di sviluppo non attirano nessun finanziamento. L'anno successivo la nomina esperto regionale dell'OMS per la regione del Pacifico occidentale. Lui, la moglie Giuliana Chiorrini e i tre figli Tommaso, Luca e la neonata Maddalena si trasferirono ad Hanoi, la capitale del Vietnam. Tutti e cinque erano abituati alla vita nomade, soprattutto si erano integrati benissimo nella realtà indocinese. Da 4 anni vivevamo in quella fetta di mondo da quando giungemmo 4 anni prima dalla Cambogia, ha ricordato Giuliana. Carlo si recava nei villaggi per le visite e la somministrazione dei farmaci, spesso si spostava in piroga lungo i fiumi. A volte i territori erano controllati da bande armate e ogni tragitto era molto pericoloso. Sembra strano, ma un uomo così coraggioso aveva paura dei cani. E quando andava a visitare i suoi pazienti non usciva dalla macchina, se ne vedeva uno in giro. Io sono andata con lui insieme ai nostri due figli maggiori, Tommaso e Luca. Abbiamo vissuto lì per circa un anno. È stato un periodo intenso, bellissimo, durante il quale ci siamo confrontati con stili di vita e abitudini tanto diversi da quelli occidentali, a contatto con una popolazione sempre ospitale e generosa nonostante l'estrema povertà. Ad Hanoi, Tommaso e Luca frequentarono una scuola francese, mentre la piccola Maddalena toccò un asilo nido locale. Ha ricordato Giuliana. Poco dopo Maddalena cominciò a parlare la lingua del posto. Purtroppo noi non riuscivamo a capirla, così chiedevamo aiuto alla ragazza vietnamita che viveva con noi. Carlo tentò di imparare la lingua ma con modesti risultati. Un giorno infatti, mentre era ospite in casa di una famiglia del luogo, gli venne offerta una ciotola di zuppa con la raccomandazione di non toccarla perché era bollente. Lui però non capì l'avvertimento e per non essere scortese con la padrona di casa la sollevò scottandosi entrambe le mani. 2 anni di serenità. Poi accadde. 26 febbraio 2003. Il dottor Carlo Urbani era nella sua scrivania presso l'ufficio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ad Hanoi, quando ricevette una chiamata urgente all'ospedale francese della città, ha raccontato il medico britannico Kevin Fong, anche lui di stanza in Vietnam. In linea c'era Olivier Catin, un medico francese. Urbani rimase in ascolto per un paio di minuti, man mano che passavano i secondi il suo viso sbiancava. Poi disse con estrema calma solo «Ok» e riattaccò. «Mi devi scusare, ma devo andare in ospedale» e uscì dalla stanza. Fu l'ultima volta che lo vidi. Era metà di novembre del 2002. Nel giro di poche settimane, in città si verificò un inspiegabile scoppio di polmonite. Da lì a Hong Kong il passo fu breve. Poche decine di chilometri. Nulla per un virus che si diffondeva nell'aria. A far entrare la malattia nell'ex colonia britannica fu un medico respiratorio cinese. Si chiamava Liu Jianlun. Aveva 64 anni. Bastò il soggiorno in una notte nella camera 911 all'Hotel Metropole, un albergo a 3 stelle e 487 camere, situato nel quartiere di Kowloon. Liu quella notte incrociò solo 7 persone che si trovavano al suo stesso piano, il nono. Tanto bastò. Un turista canadese di Toronto, una coppia di Taiwan,
tre donne di Singapore e un uomo d'affari sino-statunitense, un certo Johnny Chen. Il giorno seguente, Chen era salito su un aereo per Hanoi, 800 km più a ovest. L'ospedale francese di Hanoi era un nosocomio privato, di buon livello, anche per gli standard occidentali. I posti letto erano 60. Cattan. Chen mostrava i sintomi di una polmonite batterica grave, ma gli antibiotici non ebbero alcun effetto. Pochi giorni dopo morì. Urbani fu l'unico a rendersi conto da subito che la situazione era grave, molto grave. Così, il 28 febbraio contattò l'OMS. Ci disse che un paziente aveva presentato un insolito virus simile all'influenza. Lui sospettava che si trattasse di un virus aviario e ci chiese di dare un'occhiata. Ha ricordato l'allora capo dell'ufficio di Hanoi, Pascal Brodon. Cattin. Pensavamo tutti che saremmo morti uno per uno. Nessuno aveva idea di cosa stessimo affrontando o se qualcuno di noi sarebbe sopravvissuto. L'unico che mantenne la calma fu Urbani, che sfruttò tutta la sua influenza per mettere in allerta l'OMS. Arrivò ad attraversare da solo su un motorino tutta la città trasportando campioni del virus, pur di proteggerci dal pericolo. Nei giorni successivi, mentre il virus si diffondeva tra i reparti, Urbani non si risparmiava. Era sempre in prima linea. Gli dissi di non andare in ospedale, che il suo compito era di coordinare il lavoro altrui. Mi rispose: se non vado ora, che cosa faccio qui? Solo per rispondere alle email e andare ai cocktail party? Sono un medico, devo aiutare, ha raccontato la moglie. E con il passare dei giorni la situazione degenerò. Urbani restava in ospedale anche di notte. Ci descriveva la disperazione delle infermiere per il rischio di venire contagiate. Il suo timore era quello di non riuscire a fermare l'espansione del virus. Brodon dell'OMS. Quando l'11 marzo Carlo venne nel mio ufficio al primo piano dell'OMS ad Hanoi, prima di prendere l'aereo per Bangkok, non potevo immaginare che non l'avrei più rivisto e che sarebbe morto 2 settimane dopo, proprio a causa di quella malattia che lui stesso aveva contribuito a identificare, la SARS. Nessuno di noi, in realtà, pensava di non rivederlo più. Mi aveva salutato la mattina accompagnando i figli a scuola. Stava bene, ma forse intuiva il pericolo, visto che quel giorno li salutò senza baciarli, come era solito fare prima di ogni partenza. Durante l'ora e mezzo di volo, il medico marchigiano iniziò ad avere la febbre e così quel che fino a quel momento era stato un sospetto si tramutò in certezza. Al suo arrivo, disse al collega del CDC che era andato a prenderlo in aeroporto di non avvicinarsi. Si sedettero a distanza l'uno dall'altro, in silenzio, aspettando che un'ambulanza montasse le protezioni. Urbani venne trasportato in una stanza di isolamento improvvisata in un ospedale di Bangkok. Immediatamente la notizia si sparse ai quattro angoli del pianeta. Carlo sapeva che non si sarebbe salvato. Scientemente decise di trasformare questa sua malattia nella cura per il resto del mondo. Ai medici accorsi dalla Germania e dall'Australia disse di prelevare i tessuti dei suoi polmoni per analizzarli e utilizzarli per la ricerca. Mentre era in isolamento con febbre e tosse, forniva consigli ai suoi colleghi su quale terapia utilizzare. Dopo una settimana disse alla moglie: prendi i ragazzi e parti per l'Italia con il primo aereo. È meglio che non vengano a salutarmi. Sapeva che il contatto diretto avrebbe potuto trasmettere il virus. Tommaso, Luca e Maddalena volarono via. Giuliana no. Rimase a vegliare sul marito, protetta da tuta e scafandro. Il 29 marzo 2003, dopo 18 giorni di isolamento, Carlo Urbani morì. Grazie alla sua prontezza, lui e altri 4 operatori sanitari furono gli unici decessi per SARS osservati in tutto il Vietnam. Grazie alla sua lucidità, al suo sapere e alle sue intuizioni, la prima minaccia sanitaria globale del XXI secolo riuscì a essere contenuta. Non prima, però,
di aver contagiato 8.000 persone e averne uccise 774. 15 anni e un'epidemia di coronavirus dopo, dice un antico proverbio cinese: le malattie si possono curare, il destino no. E il destino della Cina pare sia diventato quello di pescare tra le sue foreste i nuovi incubi della civiltà moderna, i virus.